Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parlerò del mistero delle sfere luminose, spesso scambiate per fuochi fatui, spiriti e persino alieni. Prima però vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. A molti sarà capitato di aver visto in prima persona oppure magari indirettamente in qualche video il fenomeno legato alla comparsa di strane fiammelle bluastre o arancioni tra le lapidi di antichi cimiteri, soprattutto nella zona adibita alle sepolture più antiche, ossia le sepolture in terra, più antiche, diciamo sepolture non proprio usuali. Si tratta del fenomeno dei fuochi fatui, fiamme dovute alla naturale combustione di gas sprigionati dai cadaveri durante il processo di decomposizione organica. Nulla di particolare, un fenomeno assolutamente naturale che per secoli è stato ritenuto, colpa dell'ignoranza in materia, la prova dell'esistenza dell'anima umana. Ovviamente al giorno d'oggi sono pochi i cadaveri o comunque i corpi che subiscono una sepoltura nel terreno, quindi il fenomeno all'interno dei cimiteri è andato via via svanendo. L'ossidazione del fosfato e del metano, prodotti derivanti entrambi dalla decomposizione anaerobica del carbonio organico, e la loro successiva reazione chimica con l'ossigeno presente nell'atmosfera può provocare una luce splendente dovuta a chemiluminescenza ed è la causa appunto del fenomeno del fuoco fatuo. Con il termine chemiluminescenza si intende l'emissione di radiazione luminosa nell'ambiente in seguito ad una reazione chimica tra due o più reagenti. Nello specifico, i fuochi fatui sono freddi, non si tratta quindi di una combustione vera e propria, ma di una reazione capace di sprigionare radiazione luminosa. Le leggende aventi per oggetto fenomeni luminosi simili sono tantissime e non tutte possono essere giustificate come fuoco fatuo. In Giappone, in cui il folklore è ancora la base di tradizioni popolari molto sentite, sono ben noti i fuochi di volpe, kitsunebi, fiammelle prodotte dai demoni volpe, kitsume, esseri astuti e imprevedibili che rappresenterebbero più che altro un pericolo per i malcapitati di turno, appunto secondo le leggende giapponesi. Non è un caso che la maggior parte degli spiriti giapponesi abbiano sembianze animali, del resto si tratta di un popolo che ha a lungo vissuto in una condizione quasi simbiotica con la natura. I fuochi di volpe apparirebbero di notte come lanterne nell'oscurità, ne esisterebbero di differenti colori. Quelle di colore rossastro potrebbero dare origine a veri e propri incendi, mentre quelle di colore bluastro, a volte verdi, sarebbero ritenute più nefaste, non emanerebbero calore, ma preannuncerebbero disgrazie e malattie. In Giappone esiste anche un fenomeno ritenuto diretta conseguenza della presenza dell'anima di un defunto, una specie di fuoco fatuo chiamato Hitodama, solo che non sarebbe una fiammella ad apparire, bensì una sfera luminosa di colore bluastro. Sono descritte come sfere perfette, ma dotate di una piccola scia luminosa simile ad una codina. Considerando la descrizione scientifica del fuoco fatuo, è lecito supporre che in alcune aree rurali ricche di materiale organico in decomposizione, magari non visibile ma ben presente nel sottosuolo o in acquitrini, alle fiammelle azzurre sprigionate dalla decomposizione seguivano eventuali malattie dovute proprio a batteri o a gas derivanti dalla putrefazione organica dei materiali. Ergo, l'associazione tra le fiammelle azzurre descritte nel folklore giapponese e l'arrivo di un periodo nefasto e ricco di malattie risulta essere tutt'altro che improbabile. Del resto, anche secondo una diffusa leggenda svizzera, i fuochi fatui sarebbero spiriti portatori di malattie e pestilenze, stessa conclusione folcloristica in relazione alla medesima osservazione del fenomeno e delle sue conseguenze. Esistono però descrizioni relative a sfere luminose o fiammelle che avrebbero caratteristiche e comportamenti molto particolari, ad esempio danzerebbero sull'acqua con movimenti circolari dando vita a spettacoli meravigliosi, si muoverebbero nei boschi tra i tronchi degli alberi in maniera intelligente e addirittura evitando gli ostacoli. Tali comportamenti porterebbero a credere che ci sia molto di più del semplice fenomeno fisico alla base dei comuni fuochi fatui.
Alcuni ritengono che possa trattarsi della fugace apparizione di esseri spiritici, magari esseri elementali, ossia quelli descritti come folletti, fatine e così via dal folklore europeo, ma in generale dal folklore internazionale, oppure addirittura dell'apparizione di entità aliene denominate Lux, che secondo le ultime classificazioni nell'ambito dell'ufologia, non si sa bene ad opera di quale ente, sarebbero esseri luminosi composti da plasma e parassitari nei confronti dell'essere umano. Il fenomeno delle sfere luminose è anche associato ai corpse circles, i famosi cerchi nel grano. Secondo alcuni testimoni, i pittogrammi, quelli ritenuti più anomali, sarebbero creati da sfere di luce, balls, che sorvolando velocemente il campo di cereali lo modellerebbero in pochi minuti, spesso secondi. Secondo la teoria più accreditata, si tratterebbe di sfere di energia dotate di un forte campo elettromagnetico, probabilmente fenomeni plasmatici molto simili ai fulmini globulari. Ciò spiegherebbe anche l'anomalia rilevata nei corpse circles ritenuti autentici, ossia spiche di cereali non piegate da un'azione meccanica, ma da un campo elettromagnetico così intenso da procurare una specie di esplosione all'interno dello stelo. Tale fenomeno sarebbe poi riscontrabile e misurabile strumentalmente per diverso tempo all'interno del pittogramma creato. Studiare il fenomeno delle sfere luminose significa osservare, fotografare e registrare materiale utile ad una successiva valutazione del fenomeno e dei suoi effetti fisici sull'ambiente. Solo in questo modo si potrà giungere, in futuro, ad una classificazione valida dei fenomeni che, per quanto simili, sono senza ombra di dubbio conseguenze di diverse realtà. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.